Michela Del Carri, della piccola compagnia Impertinente, partirà questa sera la seconda edizione di Una notte in teatro. Com'è nata questa idea e soprattutto il perché replicarla? Sì, abbiamo, come detto tu prima, questa è la seconda edizione. L'anno scorso abbiamo provato in una data differente, era il 31 di ottobre, e avevamo voglia di fare qualcosa per bambini, visto che tutto quello che di solito si fa a ridosso di quella data è dedicato agli adulti. Avevamo la necessità, anche sì, proprio la volontà di organizzare dei giochi per i piccoli e quindi abbiamo deciso perché non passare una notte insieme a loro. È nata l'anno scorso il 31 di ottobre, quest'anno abbiamo deciso di cambiare data solo per una questione di incastri con il nostro tabellone, abbiamo deciso di sfruttare la notte poco prima del giorno della Befana. Ecco, ma come si svolgerà poi questa notte? Cioè, arriveranno dei bambini? Che età avranno? Sì, noi mettiamo un limite di età per una questione ovviamente sia di sicurezza che organizzativa. I bambini che arriveranno stasera avranno tra gli 8 e i 12 anni. Che cosa faremo? E i bambini arriveranno intorno alle 9 meno un quarto, le 9, entreremo in sala teatro e inizieremo a giocare. Saranno dei giochi sia liberi che guidati, improvvisazione, travestimenti. Non mancherà uno dei racconti sulla Befana e poi decideremo insieme cosa fare perché la notte è lunga anche se sarà tranquilla. Quindi non si dormirà praticamente questa notte. In base all'esperienza dello scorso anno potrebbe essere una notte In bianco in bianco, praticamente. sì.